Grazie. So, next speaker. Prossimo oratore, a really a guru of, che è un guru of veramente del nostro movimento, almeno per me. In 2008, nel 2008 wrote a novel. Ha scritto un romanzo. It was called Makers. How many of you have read Makers? Chi è che ha letto Makers? Makers. Makers. No. Okay, I tell you what Makers is about. Vi dico cosa è Makers. People. Makers it was in 2008. È stato scritto nel 2008. Because of people who work hardware, business models and living arrangements to discover ways to stay alive and happy, even when the economy is falling down the toilet. So now that the economy is actually falling down the toilet in Italy, how are the makers doing? Cory Doctorow. Come sta accadendo in Italia? Prego. Cory Doctorow. Good morning. Buongiorno. Whenever the music's done. There we go. Grazie, buongiorno. Io mi devo scusare prima di tutto perché sono uno dei relatori più veloci della Terra. Se voi so che io parlo veloce perché io ero delegato alla UN Intellectual Property Organization, che è una grande organizzazione per il copyright. In effetti, io cercavo di parlare molto lentamente e poi guardavo i traduttori si stavano sentendo male. Beh, speriamo che non avvenga perché noi non garantiamo la traduzione a questo punto. Comunque, che cosa significa making e stampanti tridimensionali? Che ci faccio io dopo aver lavorato per le Nazioni Unite? In effetti parliamo di internet, di making, di stampanti 3D. E perché ha a che fare questo con il copyright? Le informazioni devono essere libere, però vorrei farvi capire un'esperienza che ho avuto con le informazioni. Allora, io abbiamo parlato di informazione a una festa in cui abbiamo bevuto, questo in Toscana, le informazioni non vogliono essere libere. Senza una libertà dell'infrastruttura dell'informazione, il mondo oggi è fatta di reti di computer. Praticamente la casa come computer in cui noi condividiamo lo spazio, se lasciamo in qualche modo il computer fuori, non può essere in qualche modo abitabile. If we leave the computers out for any appreciable length of time, it will be permanently uninhabitable. Praticamente a modern car is a computer that you sit in that rockets down the road at 100 kilometers an hour and you hope that the computer does what it's told. Abitiamo, the 747 viviamo, I flew over to Europe from San Francisco a few days ago. That's a flying Sun Solaris workstation and a very fancy aluminum case connected to some tragically badly secured Star controllers. And it's not just that our bodies are inside a computer. Increasingly, era dell'aluminio, sì. Comunque i computer sono anche all'interno del nostro corpo. Se avete utilizzato un Walkman o un MP3 player, in effetti abbiamo capito che se non siamo prima messi sotto da una macchina, stiamo lavorando e vivendo con questi strumenti. E in effetti questi erano ausili analogici, però ci sono anche computer all'interno del nostro corpo. A seconda della progettazione e regolazione di questi computer ci possono far fare delle cose, oppure far sentire delle cose che ci sono o non ci sono, oppure far capire alle persone cosa sta dicendo. Io per esempio stavo in aeroporto, purtroppo io passo sotto per l'aeroporto. La prima legge dell'aeroporto è ABC. Bisogna sempre caricare qualcosa e io carico il mio cellulare e il computer. Una persona mi ha detto: posso utilizzare questa spina? E io praticamente l'ho guardato all'alto verso il basso. Io sto caricando il mio laptop.
E lui praticamente mi fa vedere una protesi robotica e dice: devo ricaricare la mia gamba prima del volo. E in effetti gli ho detto: sì, ovviamente la puoi ricaricare tu. La sicurezza di questi computer è più importante, sempre più importante. Bisogna capire che cosa stanno facendo questi computer, che devono fare quello che devono fare e prendono solo ordini da chi è il loro padrone. E c'è solo un solo modello per assicurare questi sistemi, il modello della libertà. Ma prima di avere la rivoluzione scientifica moderna avevamo l'alchimia. L'alchimia è come la scienza, sembra la scienza, la differenza è che gli alchimisti non dicono agli altri cosa hanno imparato e fanno in qualche modo degli errori e pensano di aver provato qualcosa e siccome nessuno gli dice quali sono gli errori che hanno fatto, continuano a crederci. E vedete, gli alchimisti hanno capito che bere il mercurio è un'idea orribile. E per esempio noi abbiamo pensato alla scienza per tanti anni, ma la scienza è rimasta stagnante. Comunque, una volta che invece abbiamo cominciato a pubblicare i dati e farceli convalidare agli altri, abbiamo cominciato veramente a parlare di scienza. E questo è l'unico modo per rendere sicuri i nostri computer. Solo se sappiamo quello che i computer fanno possiamo renderli sicuri. Un crittografo ha detto che in qualche modo dovremmo creare un computer sicuro rispetto alle persone che sono più stupide di voi. Ovviamente questo è molto improbabile, perché noi abbiamo progettato dei computer che in qualche modo possono sabotarvi e possono crearvi delle grandi vulnerabilità. Questa è la libertà che noi vediamo nell'open source hardware, open source software. In effetti è come l'idea dell'illuminismo, è un requisito per potersi fidare dei computer, con cui possiamo poi coesistere. Ovviamente man mano che il mondo è sempre più informatizzato e i computer sono la base del making. Che cosa è la differenza la produzione del passato e di oggi? Però noi diciamo cosa stiamo facendo, cosa abbiamo imparato online, condividiamo le esperienze, i successi, gli insuccessi. Andiamo a vedere il wrap up, i grandi successi che sono venuti di questa etica della condivisione, della diffusione delle informazioni, per poter migliorare continuamente grazie a queste azioni collettive, cercando quali sono i problemi che sono stati risolti e come i vostri problemi possono essere risolti adattando i modelli agli altri. Un mondo sano che viene governato dai principi illuminati. Dopo tutto, nel mondo fisico non permettiamo a nessuno di utilizzare il modello alchemico. Sì, noi abbiamo gli ingegneri che ci dicono, per esempio, dicono che le equazioni che devono costruire una cupola non possono utilizzare l'alchimia. In effetti devono dirvi come sono state progettate le travi. Infatti nel mondo praticamente quando noi utilizziamo sistemi per sopprimere gli incendi oppure i sistemi elettrici, non è che lo diciamo a tutti, però ci sono delle persone che sanno cosa fare e sanno come ripararli. Nessuno nel mondo dell'informatica le cose sono diverse e tutto nel mondo è fatto di computer e qualunque problema all'interno del mondo ha un computer di mezzo e i parlamentari veramente non capiscono cosa è avvenuto alla fine degli anni dell'ultimo secolo, non capiscono l'informatica, loro pensano che è possibile utilizzare i computer per tutti i programmi tranne quelli che a loro non piacciono. Per esempio un computer che ha un DVD e magari il DVD viene da un'altra regione, non può essere caricato. Oppure un iPhone che voi volete installare, il software che non è dell'Apple.
No, Dave, non lo puoi fare. Now that computer has a camera and a microphone. It knows who your friends are, knows what your passwords are, it knows everywhere you go and everything you do. It is a bad idea for that computer to be designed to disobey you. But it gets worse. Because the only way for that system to work, the only way to stop people from defeating it, the only way to stop people from figuring out how to make the computers that they own dance to their tune, is to make it illegal to tell them what they, to tell other people what they've discovered about them. If all it takes to get your iPhone to install software from third parties, or to get your DVD to play on a third party system, or to get any other device to take orders from you, is to Google it, well then the system won't work at all. And so starting with European laws like the EU CD 2001 and the American DMCA 1998, and embarrassingly enough, as a Canadian, the Canadian DOCSI 11 of 2011, which, you know, if you're still making dumb mistakes about the internet in 2011, there's no excuse, it's just felony stupidity. 2011, with those laws, we started to make it illegal to publish information about vulnerabilities in systems that protect copyright, cioè, because that information could be used to remove the laws that are on them, that are used to stop people from making illicit copies. And as a consequence, security researchers have discovered that if they disclose information about the systems that you rely on, information that you need to know to know whether or not you can trust them, that they are liable to felony prosecution. And there has been a huge chilling effect può on the publication of these vulnerabilities. It has now gotten even worse because this year, peggio, the World Wide Web Consortium, which makes our standards for the internet for the web, they approved the idea of putting these digital laws into the standards for browsers themselves, per, meaning that everything controlled by an HTML5 interface, which is to say HTML5 in the future, if they have their way, will become a long-lived reservoir of pathogens that can be used di patogeni che possono essere utilizzati da ladri, spie, governi, polizia e corrotti per attaccarvi e voi magari non sapete quello che fanno questi browser. E questo è solo l'inizio perché, per esempio, io voglio un computer che fa andare tutti i programmi tranne quelli che non mi piacciono e i politici utilizzeranno questa argomentazione perché loro vogliono in effetti sistemi che possono essere spenti e accesi oppure per esempio delle armi che potrebbero essere prese da ISIS oppure software all'interno delle macchine magari che possono essere utilizzati dalle società di leasing per riprendervi la macchina. Noi sappiamo fare dei computer che gestiscono che possono far girare tutti i programmi tranne quelli che non, non hanno licenza. Questo è importante per i maker, però qualunque sistema è un sistema che deve avere delle parti che non possono essere cambiate dagli utenti, non possono essere sovvertiti e i politici non vi permetteranno di cambiare i sistemi. La libertà umana nella società di informatica è compatibile con l'idea che i nostri computer possono prendere ordini anche da terzi. As guns and drag racers and climate change and ISIS scare me, the idea that my computer is designed to tell me I can't let you do that, Dave, scares me even more. Because we are now laying down the substrate for the information age. We're building it today with every layer that we put on top of the internet and making it in a way that is compatible with freedom. Doing the kind of open-making that you folks do is the start. Con la libertà però non possiamo avere un codice libero senza una società libera e questo è stato fatto non solo per i nostri dispositivi ma questo è importante per l'Unione Europea, per le Nazioni Unite, per il governo degli Stati Uniti, per i governi nazionali dell'Unione Europea. Ci sono dei gruppi in tutto il mondo che possono sostenervi, per esempio l'Electronic Frontier Foundation, Bits of Freedom in Olanda e Francia. In the United Kingdom, the Open Rights Group, Digital Rights Ireland, in Canada, Open Media, Canada, and every other country in the world, we find activists forming groups to take this fight to their lawmakers. The important thing to know about the internet is that it's not just a better entertainment medium. It's not merely a better way to get video on demand. It's not just the world's most perfect pornography distribution system. It's not just a way for jihadi
idea oppure un modo per radicalizzare i ragazzi in Europa e in America per la jihad. È il sistema nervoso del XXI secolo. Tutte le cose che noi facciamo coinvolge internet, tutte le cose che noi faremo domani richiederà una rete di computer, e se non lo facciamo seriamente sarà troppo tardi. Allora, grazie, è il momento di fare delle cose meglio. Grazie mille. Thank you, Corey. Thank you so much. Grazie, grazie mille.